Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alberto ed oggi ho pensato di fare un breve tutorial per voi dove vi faccio vedere come sostituire la fune di un avviamento, nello specifico di un motore Honda. Allora, ci sono due possibilità per intervenire appunto in una sostituzione: o nel caso in cui la corda si sia semplicemente usurata, quindi la andiamo a sostituire prima che si spacchi, oppure nel secondo caso, dove appunto è già troppo tardi, la corda si è rotta e devo intervenire il prima possibile per poter continuare a operare. Ok, nel caso in cui la corda si sia semplicemente usurata, possiamo fare questo procedimento. Allora, tiriamo la corda fino in fondo. Tiriamo la corda fino in fondo fino a quando si blocca. A questo punto prendiamo il cacciavite e blocchiamo la puleggia all'interno. Subito dopo andiamo a sciogliere il nodo che potete vedere all'interno e lo estraiamo. Successivamente prendiamo un nuovo spago da 4 mm e lo inseriamo all'interno dell'alloggiamento dell'avviamento. Facciamo un nodo. E dopo rilasciamo. Nel caso in cui invece la fune si è spezzata, abbiamo una situazione di questo tipo. Dobbiamo andare a caricare la puleggia presente nell'avviamento, continuare fino alla massima estensione, lo blocchiamo con un cacciavite, poi tramite l'alloggiamento presente nell'avviamento inseriamo la nuova fune da 4 mm e la stringiamo con un nodo. Ora l'avviamento è come nuovo. Vi do anche un ultimo consiglio: ci sono delle casistiche in cui la corda rimane come in questo caso, che non riesce ad avvolgersi completamente. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo caricare la puleggia interna, fargli fare 3 o 4 giri, bloccarla, far fuoriuscire il filo, lo spago da 4 mm tramite l'apposita sezione. A sua volta lo continuiamo a caricare, gli facciamo fare 1 o 2 giri e poi lo rilasciamo. Come potete vedere, l'avviamento è tornato come nuovo. Ok, dopo questa breve spiegazione spero di essere stato d'aiuto a qualcuno. Se non avete capito qualcosa, non esitate a chiedermelo, scrivete nei commenti qualsiasi cosa. In futuro faremo altri tutorial di questo tipo per aiutare la nostra community in caso di qualsiasi esigenza. Io vi ringrazio ancora per la visione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, per noi è molto molto importante, di seguirci tramite le nostre pagine social e di rimanere sempre aggiornati. Vi saluto, ciao ciao, alla prossima!